Stasera questo incontro con il Poeticante Naollus incontrano lo scrittore, pittore, architetto Stefano Pecoli, che viene da Viareggio, Che viene dalla Versilia, che viene dalla Versilia. Allora Stefano, crescevano sogni e fiorivano eschimi è la tua ultima fatica letteraria. Io che ho avuto l'onore, Stefano, di poter leggere le altre tue fatiche letterarie, gli altri tuoi romanzi, e ho avuto l'onore anche di poter conoscerti come pittore. Io qui sotto gli occhi ho un tuo catalogo. Beh, c'è tanto, devo dire, ma tanto da dire. Partiamo da questo. Cosa si può dire di questo romanzo? Crescevano sogni, fiorivano eschimi. Secondo te, se ci puoi raccontare, secondo te, quelle che sono le differenze tra i primi due romanzi, cioè Il pranzo dei burlanti e Il re dei pezzenti, e le differenze in che cosa appunto si constatano, quanto è stato il lavoro, quanto è durato il lavoro di gestazione, di cantiere di questo romanzo? Allora, diciamo, il lavoro di questo romanzo qua, la prima impressione quando l'ho finito, quando l'ho pubblicato, la prima cosa che ho detto ai primissimi lettori è che è stato un lavoro più faticoso. Faticoso perché sono andato a riscavare nella gioventù, questo parla degli anni 66-68 fino al 74. Quindi i miei anni del liceo, i miei anni delle scuole medie. E di un momento molto particolare dell'Italia, un momento molto, molto intenso, in cui appunto crescevano tanti sogni, più disparati, più incredibili. E piano piano però appunto ho messo, fiorivano eschi, mi è iniziato che fioriva invece come dire, una militanza politica forse più dura, meno fantasiosa di quello che è stato il primo germoglio del 68 in tutto il mondo. E quindi più faticoso rispetto agli altri due perché forse ho scavato molto più dentro di me, dentro i miei ricordi, dentro il momento che, di ognuno, che è la gioventù che forma poi quello che diventerà grande, insomma. Quindi, mentre gli altri due forse sono stati come dire, più gioiosi nello scriverlo, nel descrivere queste cose mi sono forse divertito anche di più, nel senso che mi divertivo a far vivere i personaggi, le storie, a fregarmi un po' dentro la storia, a movimentarli. Qui invece dovevo scavare anche dentro di me, perché non è un romanzo autobiografico, però sicuramente parlo di quello che è la storia di un giovane in quell'epoca, che ovviamente nella maggior parte sono emozioni mie e sentimenti miei. Quindi è un lavoro a cui tengo particolarmente per questa fatica interiore che ci ho messo I dentro. tempi di cantiere quanto, se si possono valutare o quantificare, quanto tempo ci hai messo? I miei tempi sono sempre stati intorno ai 2 anni, questo forse pochi mesi di più. Non è stato la gestazione, lo scrivere, tanto perché il primo romanzo era proprio il primo romanzo, per cui magari è anche un pochino più corto, però era la prima Certo. volta che affrontavo un lavoro del genere, quindi ero proprio ignaro. Il secondo forse è venuto più velocemente perché ero ben allenato. E il terzo, diciamo che la storia l'avevo meditata forse un pochino di più prima e poi dopo per 2 anni l'ho tirata fuori, però Che di insomma sicuramente norma, era dentro. volendo diciamo in qualche maniera fare una sorta di palinsesto, tra virgolette, no? Anche temporale, prima che tu inizi a scrivere la storia, i tempi di gestazione, di progettazione del soggetto, della storia, si può quantificare?
Diciamo che il primo libro è nato un pochino da sé, nel senso che io scrivevo per come dire, delle riflessioni su me stesso, anche sugli amici miei, sulle persone, sui conoscenti. Quando poi ho avuto un po' di materiale, è nata l'idea di fare un romanzo, cercando una storia, cercando di mettere insieme tutte queste riflessioni. Il secondo, praticamente l'idea mi è venuta mentre stavo finendo il primo, quindi quando poi l'ho iniziato ero abbastanza, la storia insomma era già abbastanza instradata, il canovaccio era già pieno. Questo qui è stata una riflessione che forse durava anche da prima di questi due romanzi, è una riflessione su che cosa eravamo negli anni 70 e Quindi come la abbiamo sorgente. vissuto, abbiamo veramente visto e come siamo anche stati usati da chi era più grande di noi. Noi ragazzini dei licei forse eravamo massa di manovra Quindi ha una per... sorgente antica questo Questa è romanzo. una sorgente forse anche più antica. La registrazione era un germe che mi durava, una riflessione su che cos'era stata la sinistra per certi aspetti e cos'è stata la lotta politica negli anni 70 e come a volte è sfociata anche in fatti di sangue. Stefano, io da tuo lettore, ma penso chiunque si sia avvicinato alla tua letteratura, alla tua narrativa, ha riscontrato innanzitutto ed è riscontrabile uno stile molto semplice e diretto. Infatti io, come dicevo prima, fuori da qui, insomma, in altra sede, anche quando eravamo a cena prima, ti stavo dicendo che secondo me tu hai la capacità invidiabile, perché io te la invidio, di parlare di grandi temi, tipo per esempio quello del 68, ma anche per esempio i Pezzetti pezzenti di di denaro. denari, era un tema importante. Quanti pezzenti di denari ha questo paese? Un'infinità, purtroppo. Però ecco, affronti queste tematiche importanti, queste letture sociologiche importanti con una leggerezza che, torno a dire, la leggerezza non è mai superficialità, no? Si torna praticamente indietro. Che io praticamente ti invidio. Allora la mia domanda è questa: quando tu stendi una storia, sei in pieno cantiere, no? Quindi stendi il romanzo, stendi il racconto, stendi la storia, no? Quante redazioni scrivi prima di giungere alla redazione finale? Ne scrivo moltissime, le rielaborazioni, le riletture sono numerose. Anzi, direi che quando poi la storia è quasi completata, rileggerlo è proprio la parte forse più piacevole, perché si lima tutto, si lima le frasi, si collega qualcosa che all'inizio si incrementa con qualcosa che è in fondo, quindi anche tutto il gioco di Deve tornare è quello forse il momento più bello, in cui si limano le parole, si cercano le parole più adatte, si tolgono le ripetizioni, insomma, La prova del gioco, insomma. si fa la rifinitura dello scritto. Quindi mi diverte, lo faccio continuamente. Lo rifarei anche dopo che è stato stampato, nel senso quando poi lo rilego che è stampato magari mi viene in Anche mente di perché una cambiare volta che il qualcosa. libro è stato pubblicato ed è uscito, almeno a me mi fa questa sensazione come se non mi appartenga più. Diciamo che questo ancora mi appartiene perché è appena uscito. Gli altri due c'è il piacere di vederli, come dire, un pochino crescere nelle letture degli altri. E quindi che prenda una vita autonoma. Effettivamente questo aspetto i lettori che mi hanno letto non saranno centinaia di migliaia, però
quelle che mi hanno letto mi hanno sempre dato delle nuove sensazioni quando me l'hanno raccontato, quindi questo è sicuramente... Spero di averti la data anch'io stasera, perché ti ho dato il tuo pezzente di certamente. Ecco, un'altra particolarità che a me è sempre saltata all'occhio, anche quando appunto ho letto i tuoi precedenti lavori, le tue precedenti fatiche letterarie, è questo, che tu hai la capacità, perché si tratta giustamente di una capacità stilistica, indubbiamente, di, nonostante tutto appunto che la tua sia narrativa, quindi è prosa a tutti gli effetti, però a volte ti lascia andare con questi salti, con questi accordi stilistici a delle parti del tuo romanzo più versificate, come se fossero praticamente versificate. È un gioco, immagino, ovviamente voluto, e se è voluto, come l'hai trovato? Ma allora sì, è una particolarità che, per esempio, un critico definì una scrittura verticale invece che versi, no? Perché appunto sì, si lega esatto alla scrittura. Beh, è un modo per dire al lettore: attento, che questa è la parte importante. Queste sono cenni pennellate qua e là, che però ti devono dare tante sensazioni. E quindi è anche per movimentarlo, per renderlo più dinamico. Molto spesso insomma, sono pezzi un po' dinamici, no? O comunque è un po' questo. Come l'ho trovato? Era... non direi che un po' mi è venuto quasi spontaneo. Non ho mai scritto, credo, poesia, o comunque non niente di importante, però questa verticalizzazione mi piaceva anche visivamente, graficamente, nella pagina bianca, cioè lasciare anche il bianco intorno alla scrittura non mi dispiaceva. Ecco, perché infatti il primo capitolo di Crescevano sogni e fiorivano esimi, appunto la tua ultima fatica letteraria, si apre proprio con una verticalizzazione della prosa. Poesia. Infatti dice: vola, 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 vola sopra le nuvole, vola al di là del cielo. Sì, sì, sta salendo, sta ancora salendo, vola più in alto, sempre più in alto. Sì, sì, sta volando. Com'è bello vederlo lassù, valicare le chiome dei pini. Porta i sogni con te, al di là del cielo, al di là di tutto. Attraversa l'arcobaleno, a cavallo del vento, accompagna i nostri desideri lassù in alto, là dove nessuno li possa offuscare. Dai, Cesare, non credere, stringi i denti, sei più forte, tira la corda, tienla stesa, tienla forte. Dai, ti teniamo anche noi, tira, 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 non mollare, tienla tesa. Dai, anche i gabbiani là nel cielo sono con noi. Vola, vola, vola con noi, vola, 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 facci sognare, vola, vola, vola. Dobbiamo desiderare, stringi i denti, Cesare, sei tutti noi, sei il più robusto di tutti noi, stringi i denti, tira la corda, Cesare, sei il più forte, stringi i denti, tira la corda, dobbiamo volare più in alto ancora, vogliamo desiderare, possiamo sognare. Bene, questa apertura, questo incipit, sembra proprio un incipit di poesia più che di prosa. Quindi c'è ovviamente un discorso di vertice, no? Di vertici, cioè la storia, che come se la storia appunto si sviluppa in verticale come nella poesia e non in orizzontale come nella prosa. E mi è venuta naturale, come se fosse il mio modo di esprimermi. In molte altre cose, per esempio, metto delle onomatopee, no? Sì, sì, sì. Proprio come quella, si però mi viene dai fumetti, è un gioco dei fumetti, per cui mi sembrava un linguaggio, ecco, che ci potesse. Stai praticamente l'unica cosa che posso citare, da dove mi può essere venuta. Una delle cose che io ho apprezzato molto
è Manzoni, sono i promessi sposi, quando lui descrive spesso da fondo, scrive in orizzontale, ma mette delle brevi frasi, no? E infatti non è un caso che nei promessi sposi ci sia una miriade di endecasillabi. E quindi quando le prime volte ho scritto verticale era ricordandomi quello. Ho capito. Però tu hai anticipato anche la domanda successiva che ti volevo fare, no? Quando tu dici ci sono certi giochi di parole, soprattutto onomatopeici, no? Che ovviamente appartengono più all'universo della poesia che quello della prosa, no? Ecco, e tu dici che ovviamente l'hai preso dal mondo, diciamo, del fumettismo, no? Sì. Della fumettistica per la precisione. Ecco, però tu sei anche pittore, quindi agisci e vivi le cose soprattutto attraverso le immagini, no? Secondo te, per quanto tu possa fare una lettura tua, della tua persona, del tuo essere artista, quanto c'è del tuo essere pittore e del tuo essere scrittore? C'è una correlazione, c'è un filo rosso? Ma diciamo, credo che nella mia prosa ci dovrebbero essere molte descrizioni. Sono tutti ambientati in Toscana, vedendo le diverse città della Toscana, da Viareggio, Versilia, Firenze, Siena, nei vari romanzi. Cerco di trasmettere le impressioni, le immagini che mi danno queste città. Anche gli odori, anche i profumi, anche i colori, quindi credo che nella prosa sia una prosa presente questo aspetto. Anche perché, come dire, le pitture le ho tirate fuori nell'ultimo anno, però erano lì accanto nel fare i libri da parecchi anni. Quindi ti sei scoperto dopo pittore e prima scrittore? No, prima volevo fare il pittore. Quindi io sono andato proprio a lezione da un gran pittore, da un maestro, per imparare bene a dipingere. Nel mentre imparavo, ci ho messo diversi anni, ho iniziato a scrivere, quindi ho privilegiato per parecchio tempo la scrittura e negli ultimi 2 o 3 anni mi sono ributtato capofitto nella pittura. Ho capito. Senti, in questo periodo qua direi che faccio solo pittore. Ho capito. Quindi possiamo dire che la letteratura per te, o meglio la narrativa per te, non è altro che una parentesi della pittura. No, questo non lo direi, non lo saprei. Per te è diverso. Sì, no? Diciamo che sono stati due modi veramente diversi di esprimersi. E come dire, il primo romanzo è stato quasi una sfida, no, di dire. C'ho tanto materiale, proviamo a vedere se sono capace di fare un romanzo. E poi dopo averne fatto uno, poi sono nella la voglia, la dimestichezza anche di poter raccontare. Non, ne rifarò probabilmente un altro romanzo, però non l'ho in testa, non so quando. Per adesso non ce l'ha. Però la voglia di scrivere credo che non mi abbandonerà, anche se in questo momento, siccome trovo, perlomeno io, più faticoso scrivere che dipingere, nel senso che nello scrivere mi isolo di più, sono lì da solo col computer. Con la pittura non è che c'ho intorno delle persone, però possono esserci delle persone, può esserci la musica, può esserci un confronto con qualcun altro più diretto, più costante. Sì. Poi il quadro si fa anche in meno tempo, certo. Quindi si ha un riscontro veloce del lavoro, mentre il romanzo, bene o male, prima che funzioni, prima che sia pronto per essere letto da qualcun altro che ti può dare dei consigli, già passano almeno 2 anni, 1 anno e mezzo, prima che sia il canovaccio sia a buon punto da poter essere letto da un'altra persona che ci dia qualche cosa. Se posso farti questa domanda, ovviamente facendo cadere quei paletti di pudore, no, che ogni autore ha, quindi facendoli appunto cadere,
Ti posso fare una domanda così a bruciapelo. Quali sono i tuoi maestri in pittura, cioè i tuoi riferimenti, e quali sono invece i tuoi maestri in letteratura? Allora, in pittura direi il primo novecento, poi sicuramente ci sono Savinio, ci sono Carrà, ci sono De Chema, direi un po' tutto il novecento, anche Picasso, insomma, quindi tra l'altro a scuola dovendola spiegare sempre, cioè, e poi anche andando a giro per i musei, quindi tutta la pittura del novecento, con particolare riferimento al figurativo, anche magari metafisico, ma comunque figurativo. Comunque si riconoscono delle persone, o dei Certo. mostri ciattoli nella mia pittura, ma qualcosa si riconosce. L'astratto ancora non ci sono arrivato. Nella scrittura direi dei classici, appunto che citavo prima, Manzoni, ma anche Hermann Hesse, Hemingway, Moravia, Pratolini, vogliamo metterci anche Tobino, ma non Tuo nemmeno concittadino, tra mio l'altro. concittadino, ma non neanche detto, direi questi grandi, ma li vedi anche la letteratura americana di Jack Kerouac, Sì. quindi le mie letture hanno spaziato abbastanza tra l'Italia, l'Europa, il Sud America e gli Stati Uniti. Poi una cosa interessante è che tu prima parlavi di Toscana, no? Che nelle tue opere, sia nella pittura che nella tua pittura, che nella tua letteratura, nella tua narrativa, ovviamente la Toscana è sempre ben presente, no? Tu vieni da una parte, da uno spicchio, da un ventaglio, da un fazzoletto di Toscana che invece ha una tradizione sia pittorica, scultorea che letteraria, notevole. Non a caso prima tu hai citato, così parlando, Mario Tobino, no? Però insomma la Versilia è stata piena, cioè ci sono altri scrittori, per esempio si diceva prima a cena Enrico Pea, no? Altro scrittore dimenticato della Versilia. E ecco, quanto ti senti vicino a questa tradizione letteraria versiliese? Ma alla tradizione versiliese non credo di sentirmi molto vicino, proprio perché i miei interessi sono andati subito forse a autori più internazionali. Quindi questi casomai li ho riscoperti dopo, ma diciamo nella parte dal liceo fino ai 30 anni è stata molto di più la letteratura italiana, nazionale e la letteratura americana, europea che mi ha coinvolto molto di più, anche sudamericana da Marquez e Quindi, per citare proprio da altri. No, Tobino, diciamo già allora che guardavi al di là della spiaggia del sì, Morro. diciamo che Viareggio stava un po' stretta come realtà culturale, almeno nel periodo in cui ho avuto i miei 20 anni, 30 anni, quindi si cercavano altri autori, altre dimensioni. Però non hai mai abbandonato Viareggio? No, non l'ho mai abbandonato perché forse gli origini non riescono a staccarsi bene da quel posto lì. È comunque un bel posto per viverci. Il mare è molto bello, quindi il legame col mare è un legame che quando uno c'è nato accanto è difficile da recidere. Quindi dovrei, chissà, trovare un altro lavoro, un'altra cosa per staccarmene. Facendoti un'ultima domanda, la mia domanda è questa, che secondo te, quindi secondo te come artista a 360 gradi, perché comunque sia sei un pittore, sei un narratore, che stato di salute gode oggi la letteratura in Italia? Che stato di salute gode? Non mi sembra che ci siano grandi autori. Cioè non conosco grandi autori. Ho letto molti,
contemporanei, ma non mi hanno mai entusiasmato, soddisfatto. Okay. Forse l'ultimo che mi ha soddisfatto particolarmente è stato a Mannete, ma gli altri, anche Paludati, no, non mi hanno mai soddisfatto. Grazie di esserci stato, grazie per l'intervista. Questo iniziamo a scrivere. Ah, ho capito, mi piace più questo piano, provo a scrivere qualcosa di più. Ho capito, grazie mille Stefano. Davvero così.